In uno dei miei rari momenti di lucidità ho avuto un'illuminazione così folgorante che lì per lì mi ha spaventato. La libertà fa male, anzi malissimo. Ah, come mi piaceva la mia mamma quando mi diceva guai a te, oh stupenda. E la maestra, quando mi bacchettava le mani, stoc, stoc, certe nocche. E purtroppo quelle maestre lì non ci sono più. E i bambini crescono con le mani belle lisce, ma deficienti. Purtroppo anch'io, ormai da tempo, non ho nessuno che mi dica cosa devo fare. Posso fare quello che voglio. Sono rovinato, perché è solo nella costrizione che si aguzza l'ingegno. Mi spiego meglio. Un uomo in catene sa benissimo quello che vuole. Vuole togliersi le catene. E allora lotta, ringhia, si dibatte, tende i suoi nervi, tira fuori tutta la sua energia e sprac! Libero! Sono 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 libero! Però come sono libero? Oddio, come sono libero! E pian piano i muscoli della sua faccia si rilassano, si afflosciano, lasciando intravedere i chiari sintomi di una tristezza progressiva e infinita. Dopo un po' ingrassa anche. Ma è chiaro, è la lotta per la libertà che fa bene. La libertà fa malissimo. A tutti, a tutti. Ma i danni maggiori si riscontrano e risultano sempre più evidenti negli spiriti creativi, negli artisti, nei liberi pensatori. È qui che ci vuole la censura. Eh sì, un bel censore, o addirittura, non mi vergogno a dirlo, un dittatore. Qualcuno che ci dica cosa dobbiamo e cosa non dobbiamo fare. Sì, ma chi? La mia maestra? La mia maestra va lì da uno e stoc, stoc sulle dita. Basta, sei un negato, non devi più scrivere. Ma come non devo più scrivere? Ma che libertà è questa? Io vado in America. Bene, e così ci liberiamo di qualche cretino. Siamo talmente preoccupati che il sopruso fatto su un singolo individuo che non ci preoccupiamo affatto per il sopruso che subiscono tutti gli altri individui, costretti a sorbirsi una valanga di cazzate. Se qualcuno mi domandasse se sia meglio una società repressiva dove un genio venga isolato e considerato un imbecille pericoloso o una società libera dove qualsiasi imbecille pericoloso possa diventare un genio, non avrei dubbi. Sceglierei sicuramente la seconda. Ma con un po' di preoccupazione, perché se abbiamo già sperimentato quanto faccia male una dittatura militare, non sappiamo ancora quanto possa far male la dittatura della stupidità. Essere una persona normale consiste prima di tutto nel riuscire a rimanere normali rispetto a se stessi e non alla maggioranza, intesa come sistema sociale sottomesso a giudizi di valore finalizzati al controllo e alla dominanza funzionale.
Occorre per questo riservarsi la possibilità di agire secondo le proprie pulsioni, coerentemente ai propri desideri. Ma lo spazio in cui si compie questa azione è occupato anche dagli altri. Bisognerà evitare lo scontro, perché da esso scaturirà necessariamente una scala gerarchica di dominanza che aliena il proprio desiderio al desiderio altrui. D'altra parte, sottomettersi vuol dire accettare con la sottomissione la patologia psicosomatica che deriva necessariamente dall'impossibilità di agire secondo le proprie pulsioni. Ribellarsi non è la soluzione, perché se la ribellione è attuata da un gruppo viene chiamata rivoluzione e viene a ricostruire subito una scala gerarchica di sottomissione all'interno del gruppo stesso, mentre la ribellione solitaria o devianza porta rapidamente alla soppressione o all'alienazione del ribelle da parte della generalità anormale che si reputa per meriti puramente quantitativi detentrice della normalità. Non rimane che la fuga. Oggi vengo a sapere che tutti i mesi, i giorni in cui la rivista esce in edicola, un gruppo di persone attraversa il rio Uruguay per leggerla. Sono una ventina. Alla testa del gruppo un professore di 60 anni e dispari, che è stato imprigionato per un sacco di tempo. Di buon'ora lasciano Paysandú e passano il confine con l'Argentina. Con una colletta comprano una sola copia di Crisis e si accomodano in un bar. Uno di loro legge a voce alta, pagina per pagina, per tutti. Ascoltano e discutono. La lettura va avanti tutto il giorno. Quando hanno finito, lasciano la rivista in regalo al padrone del bar e ritornano al mio paese, dove è proibita. Fosse solo per questo, penso, ne valsa la pena. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Io, Galileo, figlio di Vincenzo Galileo di Fiorenza, dell'età mia d'anni 70, costituito personalmente in giudizio e inginocchiato, avanti di voi, eminentissimi e reverendissimi cardinali, in tutta la Repubblica Cristiana contro l'eretica bravità generali inquisitori, avendo davanti gli occhi miei i sacrosanti Vangeli, quali tocco con le proprie mani, giuro che sempre ho creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò per l'avvenire tutto quello che tiene, predica e insegna la Santa Cattolica e Apostolica Chiesa. Ma perché da questo santo ufficio, per aver io, dopo essermi stato con precetto da lui stesso giuridicamente intimato, che omninamente dovessi lasciare la falsa opinione che il sole sia centro del mondo e che non si muova, e che la terra non sia centro del mondo e che si muova, e che non potessi tenere, difendere, né insegnare in qualsivoglia modo, né in voce né in scritto, la detta falsa dottrina. E dopo d'essermi notificato che detta dottrina è contraria alla Sacra Scrittura,
Ho scritto e dato alle stampe un libro nel quale tratto l'istessa dottrina già dannata e apporto ragioni con molta efficacia a favore di essa, senza apportare alcuna soluzione. Sono stato giudicato veementemente sospetto d'eresia, cioè di aver tenuto e creduto che il sole sia centro del mondo e immobile, e che la terra non sia centro e che si muova. Pertanto, volendo io levar dalla mente delle eminenze vostre e d'ogni fedel cristiano questa veemente sospizione, giustamente da me conceputa, con cuor sincero e fede non finta, abiuro, maledico e detesto di suddetti errori e eresie. Generalmente, ogni e qualcun altro errore, eresia e setta contraria alla Santa Chiesa. E giuro che per l'avvenire non dirò mai più, né asserirò in voce un iscritto, cose tali per le quali si possa aver di me simil sospizione. Ma se conoscerò alcun eretico, o che sia sospetto d'eresia, lo denunzierò a questo santo ufficio, ovvero all'inquisitore ordinario del luogo dove mi troverò. Giuro anche e prometto di adempiere e osservare interamente tutte le penitenze che mi sono state o mi saranno da questo ufficio imposte, e contravvenendo ad alcuna delle mie dette promesse e giuramenti, il che Dio non voglia, mi sottometto a tutte le pene e castighi che sono da sacri canni e altre costituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate. Così Dio m'aiuti e questi suoi Vangeli che tocco con le proprie mani. Io, Galileo Galilei, so detto, ho abiurato, giurato, promesso e mi sono obbligato come sopra. E in fede del vero, di mia propria mano, sottoscritta la propria cedola di abiurazione e recitata di parola in parola in Roma, nel convento della Minerva, questo dì, 22 giugno 1633. Se io sostenessi che tra la Terra e Marte c'è una teiera di porcellana in rivoluzione attorno al Sole su un'orbita ellittica, nessuno potrebbe contraddire la mia ipotesi, purché mi assicuri di aggiungere che la teiera è troppo piccola per essere rivelata, sia pure dal più potente dei nostri telescopi. Ma se io dicessi che, posto che la mia asserzione non può essere confutata, dubitarne sarebbe un'intollerabile presunzione da parte della ragione umana, si penserebbe con tutta ragione che sto dicendo fesserie. Se invece l'esistenza di una tale teiera venisse affermata in libri antichi, insegnata ogni domenica come la sacra verità ed instillata nelle menti dei bambini a scuola, l'esitazione nel credere alla sua esistenza diverrebbe un segno di eccentricità e porterebbe il dubbioso all'attenzione dello psichiatra in un'età illuminata o dell'inquisitore in un tempo antecedente. Se la libertà significa qualcosa, significa il diritto di dire alla gente ciò che non vuole sentirsi dire.